operai arrivarono all'entrata della località che si trovava in alto sui monti, all'ultimo tornante del passo, con il loro cartello e con il palo di legno su cui doveva essere inchiodato. Era un caldo giorno di tarda primavera. Il confine della neve si era già ritirato in alto alle pareti del ghiacciaio. Dappertutto i prati erano di nuovo in piena fioritura. Il crisantemo abbondava, il dente di leone turgido gonfiava il capo sugli steli lattescenti, i botton d'oro, che erano come spalmati di panna gialla, scoppiavano di felicità e in splendenti pozze di genziana dai piccoli fiori si specchiava un cielo di un incredibile blu. Anche le case e le locande erano come nuove, le persiane appena verniciate, i tetti riparati, le staccionate completate. Ancora un attimo, poi sarebbero venuti gli stranieri, gli ospiti estivi, le insegnanti, i coraggiosi sassoni, le famiglie con tanti bambini, gli alpinisti, ma soprattutto i possessori di automobili nelle loro grosse auto. Rohr e Mercedes, Fiat e Opel, sfavillanti di cromature e vetri. Sarebbero arrivati i soldi. Tutto era pronto per questo. Un cartello dopo l'altro, la curva attornante accanto al teschio, cartelli dei chilometri e cartelli per i pedoni. 2 minuti al caffè Alpenrose. Al posto dove gli uomini volevano piantare il palo in terra c'era una croce di legno e anche sulla testa del Cristo c'era un cartello. La sua scritta era tuttora la stessa che aveva progettato Pilato. I-N-R-I. Gesù il Nazareno, re dei Giudei. La motivazione della condanna, lo sosteneva lui di essere questo Dio, aveva perso il suo significato violento nel corso dei secoli. I 2 uomini che portavano sulle loro spalle il palo, il cartello e la grossa pala per mettere il palo in terra posarono tutto sotto la croce, sul margine della strada. Il terzo ci mise accanto la cassetta degli attrezzi, martello, tenaglia e chiodi e sputò in segno di incoraggiamento. Ora i 3 uomini si consultavano sul posto dove la scritta del cartello avrebbe fatto il miglior effetto. Doveva attirare l'occhio di tutti coloro che a piedi o in macchina sarebbero entrati nel villaggio sulla via del passo e non avrebbe dovuto passare inosservata. Si trovarono dunque d'accordo a mettere il cartello subito prima della croce, in un certo senso come saluto che la località porgeva ad ogni straniero. Purtroppo però si scoprì che in quel caso il palo doveva essere piantato nel lastricato di un distributore di benzina. Una cosa da escludere perché le macchine, specialmente le più grosse, non avrebbero potuto girare. Gli uomini trascinarono dunque il palo ancora un pezzo in alto, fino al prato comunale, e volevano già cominciare il lavoro quando si accorsero che questo posto era già troppo lontano dal cartello che indicava il nome della località a cui il luogo apparteneva. Se dunque il villaggio voleva rivendicare a sé il merito di questo cartello e della sua scritta, il cartello doveva di nuovo spostarsi più vicino, meglio proprio di fronte alla croce, così che auto e pedoni sarebbero dovuti passare fra tutti e 2. Questa proposta, fatta dall'uomo con i chiodi e il martello, incontrò l'approvazione. Gli altri 2 si caricarono di nuovo il palo sulle spalle e lo trascinarono davanti alla croce. Ora dunque il cartello con la scritta doveva stare perpendicolare alla croce. Però si vide che il faggio centenario che spiegava con i suoi rami da entrambe le parti come il mantello di una Madonna avrebbe coperto la scritta in estate e il gioco delle ombre annullato o almeno indebolito la sua importanza. Rimaneva perciò solo l'altro lato vicino alla croce. E siccome il primo lato, quello che dava sul lastricato del distributore, in un certo modo avrebbe indicato il posto del ladrone alla sinistra, fu scelto ora e mantenuto definitivamente il posto alla destra. 2 uomini scavarono la terra, il terzo inchiodò rapido il cartello con colpi vigorosi, poi insieme misero il palo nella buca e lo rincalzarono da tutte le parti, con sassi abbastanza grossi.
La loro attività non rimase inosservata. Degli scolari si contesero l'onore di aiutare, di porgere il martello, i chiodi, di cercare le pietre adatte. Anche alcune donne si fermarono per studiare per bene la scritta. Due suore, che mettevano fiori freschi nel vaso ai piedi della croce, si guardarono l'una con l'altra insicure prima di andar via. Sugli uomini che tornavano dal lavoro nei boschi o nei campi, l'effetto fu vario. Alcuni risero, altri scossero solo la testa, senza dire nulla. La maggioranza rimase impassibile e non dimostrò né assenso né dissenso, ma era indifferente a come la cosa si sarebbe sviluppata. Tutto sommato, gli uomini potevano essere contenti dell'effetto. Il palo, dritto come una candela, portava il cartello con la scritta visibile da lontano. Il sole del pomeriggio scivolava come un dito sulle lettere grandi come un pollice, seguendole una dopo l'altra lentamente come la sentenza su una tavola. Anche il Cristo morente, la cui testa pallida, macchiata di sangue, nella morte si era inclinata sulla destra, sembrava tentasse con le ultime forze di comprendere la scritta. Si notava che riguardava anche lui, che finora dalla gente era stato considerato uno di loro e ben voluto. Spietata e duratura come il suo dolore, ora sarebbe stata per lungo tempo nero su bianco davanti a lui. Quando gli uomini lasciarono il posto della crocifissione e ripresero i loro arnesi da lavoro, si volsero tutti e tre ancora una volta a guardare soddisfatti il cartello con la scritta. Diceva: «In questa località termale gli ebrei non sono graditi». Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango e non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.